Ciao a tutti, eccoci qua, torniamo a parlare nel mio canale di libri. La mia ultima lettura è Laguna Nera, edito Tea, scritto da Michele Catozzi. Di Michele Catozzi io ho già letto il suo precedente libro del 2014, La prima indagine del commissario Aldani, Acqua Morta. Libro, romanzo che ha vinto l'edizione 2014 del concorso Io Scrittore. Catozzi, 1960, di Mestre, provincia di Venezia, autore di gialli che hanno per protagonista la città di Venezia e nella fattispecie il commissario Nicola Aldani della squadra omicidi, della squadra mobile sezione omicidi. È la seconda avventura che ha per protagonista il commissario Aldani. Troviamo Nicola Aldani che si è trasferito a Mestre e lavora a Venezia. Si troverà a indagare su un riguardo un omicidio di un personaggio politico avvenuto all'uscita del casinò di Venezia. L'autore e il narratore descrive minuziosamente le strade, i rii della città. Ne è, credo, un cultore, ama la città di Venezia, tra le più belle città del mondo, che lui identifica ovviamente facendolo dire ad Aldani e al narratore, la città più bella del mondo. Una città che al momento non ha ancora visitato e che questo libro è ancor più il primo della serie. Fanno venire voglia di visitare appunto la città lagunare. Una città lagunare, Laguna Nera, che appunto ha problemi, non sono solo rose e fiori, non è una città immobile nel turismo, vista una città da cartolina, ma ha tutti i pro e contro delle grandi città di questo mondo. Quindi c'è criminalità, rapporti fra potere e impresa non limpidi, appalti, e riguardo ciò è più il primo libro che ne parla. In questo secondo libro, ambientato nel 2012, novembre 2012, vedrete che c'è un compendio di storia interessante, di storia della malavita nel nord-est, ovvero si parla anche di cosa è stato la Mala del Brenta. La Mala del Brenta, questa organizzazione criminale di stampo mafiosa, che attraverso rapine e atti criminosi negli anni 80 e 90 procurò nella città lagunare una fortissima risonanza e andava poi a allargare un quadro di mafia che di fatto oramai è, per così dire, in tutta la nazione italiana. Io direi in tutto il mondo, perché le mafie, la criminalità è presente in ogni paese. Dire che non esiste una criminalità in un paese ritengo sia poco lungimirante, anche perché ci sono tanti tipologie di mafia finanziaria, non solo la mafia che ammazza per strada, ma c'è la mafia più sottile di riciclaggio, che appunto utilizza paradisi fiscali, e anche quella è mafia che contamina quegli stessi territori, ad esempio. Il libro è di 330 pagine, è costituito da capitoli, si legge veramente, velocemente e piacevolmente, la scrittura è piana, il narratore ci riesce a far immergere, come ho già detto, anche proprio nell'urbanistica di Venezia, una città particolare, ci si muove a piedi, ma soprattutto via acqua, via laguna, via rio, via mare, e ci descrive l'evolversi della vicenda. Laguna Nera, quindi un noir, si può anche dire di fatto, questo libro poliziesco è strutturato molto bene, c'è un punto in cui diverse indagini avranno dei risvolti. Non posso dirvelo, altrimenti è spoiler, e mi è piaciuta moltissimo l'ingegneria, l'architettura
del noir, come è stata strutturata da Michele Capozzi, a cui faccio i complimenti, a cui ringrazio per avermi inviato il libro. Mi è piaciuto perché a un certo punto si poteva correre il rischio di una confusione, soprattutto per una dinamica che a metà libro non voglio dirvi, ma avete ben chiara. L'autore riesce a spiegarla estremamente bene. La vicenda è estremamente verosimile, quindi non è, per così dire, troppo letteraria, troppo assurda. È una troppo assurda, la vicenda non è affatto assurda, è totalmente verosimile. Troviamo questa persona uccisa, ci sono delle altre vicende attorno a questo omicidio che di fatto è la scintilla di tutto l'intreccio che si dipana benissimo nelle 330 pagine e che di fatto si riesce a capire bene alla fine. Credo che questo esempio di scrittura di Catozzi in Laguna Nera ci faccia anche dire di come il voler incardinare in un genere un libro è sempre un azzardo. Ovvero, ho detto Laguna Nera, c'è un commissario, indaga, omicidi, dinamiche, ma Catozzi è bravo anche in questo libro, come nel precedente che vi consiglio di leggere, che ho letto, mi è piaciuto molto. Riesce a parlarci della contemporaneità, della storia, riesce ad allargare, non solo ad essere focalizzato sulla trama di capire chi è chi e perché ha fatto ciò, ma il contesto in cui si inserisce la narrazione la fa da padrone e contamina i personaggi e la storia del suo narrato. È un pregio di quest'autore, che fa capire anche una ricerca di come lui riesce a incastonare in un determinato contesto storico la storia che lui, la trama che lui vuole costruire di romanzo, che ha per protagonista un commissario Aldani, una persona che capo di questa squadra di Interforze che indagherà. Non si ci si sofferma molto sui particolari e le dinamiche all'americana di indagine, di cui abbiamo numerosi esempi nella Nouvelle Vague dei narratori di thriller, e mi fa dire di come sia importante recuperare la lettura di autori italiani e, nella fattispecie, contemporanei. Io ho letto De Giovanni, Carrisi, Inverni, Zilai, Velardi, e lo stesso Catozzi, e ne continuano a leggere altri, Girelli, che mi fanno dire che a volte siamo esterofili, guardiamo in casa d'altri prima di guardare in casa nostra. Abbiamo degli ottimi autori che riescono a darci il piacere della lettura, il piacere della lettura a non essere banali e approfondire ed anche essere afferenti alle città di dove ad esempio vivono Girelli di Torino, De Giovanni di Napoli e nella specie Catozzi, Venezia e Mestre, perché c'è questo rapporto Mestre-Venezia di cui voglio parlarvi. È interessante anche quando ci propone i vari spuntini di Aldani, i pranzi, cene e il rapporto con le abitazioni sua, un'altra abitazione particolare con questa altana, specie di terrazzo ai margini della laguna, interessanti personaggi che emergono, i suoi collaboratori, e il rapporto anche con altre forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, ad esempio, la Polizia Postale, ad esempio, il rapporto gerarchico con il capo della mobile, con il questore, con il PM. C'è un rapporto marginale fatto di telefonate con la moglie, Anna, un evolversi anche rispetto alla vicenda del primo libro, ma che non appesantisce la trama. Io sono tra quelli che quando leggo un libro noir, poliziottesco, poliziesco, thriller, la storia d'amore la vedo un po' come un allungare il brodo. E in questo libro questo non c'è. Mi è piaciuto moltissimo in questo libro, torno a ripetere il contesto storico, i flashback iniziali che poi andranno a giustificare l'evolversi del
del narrato ed è un libro che consiglio a tutti di leggere. Edizioni Tea, Michele Catozzi, Laguna Nera. E a tutti i ragazzi un saluto e ci vediamo al prossimo video, al mio prossimo video parere. Non recensione, sempre solo pareri di un lettore. Ciao a tutti ragazzi.